Siamo all'annuale ritrovo dei giornalisti della Bassa Bergamasca, appuntamento estivo immancabile. Siamo con Giulio Ghidotti, parliamo ovviamente di calcio di Serie D, una Serie D con tantissime lombarde quest'anno. Con tantissime lombarde, vero, anche perché ci sono alcune big decadute che si iscriveranno in serie, ripartiranno dalla Serie D, come il Monza, il Varese, forse la Pro Patria, ma non è ancora detto, e poi anche tante bergamasche. I gironi ad oggi non sono ancora usciti, sicuramente verranno divise, credo, in tre gironi le tante lombarde. Sarà curioso vedere cosa decideranno appunto con le bergamasche, che se è un record lo era ancora di più se a Zanocene e Seriate avessero proseguito per conto loro. Invece questa sta un po' l'unione dell'estate, già a giugno c'era il sentore di questa unione, alla fine si è concretizzata e quindi abbiamo questa nuova società Virtus Bergamo con ambizioni che sembrano essere buone. Poi sarà appunto, il mercato lo conferma, vedremo anche il campo poi cosa dice. A proposito di fusioni, Caravaggio e la vecchia Aurora Seriate, prima qualche brivido? Sì, no, allora esatto, perché diciamo che quella tra Alzano-Cene e Seriate non è una vera fusione. Di fatto è il Seriate come dirigenza che è entrato nell'Alzano-Cene, mentre la matricola del Seriate ha dato il titolo al Caravaggio, che era retrocesso dopo i play-out in Eccellenza, e torna in Serie D. Ad oggi non c'è ancora l'ufficialità, o meglio, il Caravaggio si è iscritto con la matricola del Seriate, che ovviamente era la squadra che era come matricola in Serie D, ma c'è ancora da attendere l'ok da parte della federazione sulla fusione. Molto semplicemente il Caravaggio ha chiesto una sorta di deroga essendo SD, per la fusione con l'Aurora Seriate e con SRL. Dovrebbe essere concessa, ma anche solo l'ok definitivo dalla Federcalcio. Invece, parlando di cose più di campo, più tecniche, quale squadra ti ha impressionato di più in questo calciomercato e quali, insomma, vedi quelle migliori delle Lombardi in D? Bah, sicuramente sarà interessante vedere di quelle che ripartiranno dalla Serie D il Varese, notizia fresca di oggi. Il Monza invece è già qualche giorno che si è strutturato per ripartire, con Mister Del Piano che arriva dalla vittoria del campionato a Castiglione, che come sappiamo non si è iscritto poi in Lega Pro. Quindi il Monza avrà anche alcuni giocatori del Castiglione, credo che punterà a tornare nel professionismo. Si è mosso molto bene il Lecco, che credo sia una delle squadre che possa appunto essere favorita per il girone B, dove sulla carta lo scontro potrebbe essere proprio in vetta tra Monza e Lecco, quindi un gran derby. Le bergamasche direi che sono mosse piuttosto bene, o meglio, gli organici credo che siano sulla carta tutti all'altezza per quantomeno ottenere la categoria. Anche Mapello, che lo scorso anno ha fatto una grande impresa salvandosi con una squadra, un budget di fatto limitato per la Serie D, ha fatto molti cambiamenti anche a livello dirigenziale, come di figure di direttore sportivo arrivato Pogliani dal Pontisola, ma anche come rosa ha fatto una rosa comunque importante, se si pensa alle difficoltà che hanno avuto a costruire la rosa lo scorso anno. Quindi siamo bergamasche attrezzate per tenere la categoria quantomeno. Tu sei un esperto di cose dell'Albino Leffe, dopo la retrocessione, il ripescaggio, com'è la situazione della squadra di Andrea Letti? Ecco, diciamo tante bergamaschi, perché si è aggiunto anche appunto l'Albino Leffe, oltre alle due promosse dall'Eccellenza che sono l'Alzano-Cene, poi la Virtus Bergamo e la Grumellese. Soprattutto, ecco, la Grumellese diciamo che ha le note di mercato un po' più frizzanti, perché oltre a Spampatti c'è stato un ritorno di un nome che ha fatto comunque grandi cose nel calcio bergamasco quando era stato all'Uso Calcio un po' di anni fa, che è Bomber Tarallo, e quindi questa coppia Tarallo-Spampatti sicuramente è molto interessante da vedere nella Grumellese. Ti stavo dicendo Albino Leffe dovrebbe concorrere per il ripescaggio, il termine sarà appunto lunedì 27. Loro faranno domanda quasi sicuramente, dovranno strappare per un accordo per lo stadio di Bergamo, che è il nodo cruciale per il ripescaggio, per la domanda di ripescaggio. La convenzione è scaduta, come tutti sanno, per il rinnovo, si è aperto un nuovo bando. Le condizioni a livello economico, c'è un discorso tra Comune, Atalanta, Albino Leffe, a livello economico l'Albino Leffe dovrà sborsare per avere ancora il canone, quindi l'affitto, una cifra importantissima.
Erano sorti alcuni dubbi che Androletti decidesse in tal senso, Androletti presente alla B2F, dalle ultimissime sembra che possa invece decidere per sborsare questa grossa cifra, però mancano ancora 3 giorni, quindi può succedere, può cadere ancora qualcosa, però c'è questo spiraglio che magari non era così sicuro. Quindi Albino Leff che potrebbe essere ripescato, se fanno domanda verranno sicuramente ripescati, loro e Pordenone sono le squadre più favorite, se appunto Albino Leff sistema la questione in stadio, quindi Bergamasca verrebbe tolta dalla Serie D, va in Lega Apollo con un allenatore che è stato in lotta lo scorso anno per vincere il campionato di Serie D col Castiglione, che è mister Sassarini del Serenio, che è stato un allenatore preso dalla B1F in ottica anche ripescaggio, perché avendo il patentino UEFA che permette di allenare anche in Serie C, in Lega Pro.